Rumore da teletrasporto. Ehi, non sono rivoltato come in Spaceballs. Ottimo, allora vuol dire che funziona. Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the Road. Teletrasporto, la soluzione fantascientifica al bisogno di mobilità, che, devo dire, per fortuna ancora non è stato inventato, altrimenti i miei vlog non avrebbero molto motivo di esistere, perché se la gente si spostasse con il teletrasporto sarebbero molto rari i viaggi in auto e... cavoli, a quel punto, nel momento in cui arriverà il teletrasporto, dovrò inventarmi un altro format. Vabbè, ci penserò. Nel frattempo, oggi pensavo di parlare un po' del teletrasporto e di quali sono le implicazioni che potrebbe avere l'esistenza della tecnologia del teletrasporto nel mondo moderno. Tempo fa, praticamente, mi ero fatto una domanda. Se ci fosse una tecnologia come il teletrasporto, come tecnologia un po' particolare, un po' fantascientifica, ma non assieme a tante altre tecnologie fantascientifiche, cioè se in quella che è la tecnologia attuale in mezzo avessimo tra i computer, tra il wifi, tra internet, la fibra ottica e il teletrasporto, in questo momento, non in un ventunesimo secolo distopico, ma in questo nostro ventunesimo secolo, nel 2016, che cosa succederebbe? In che modo ci si approccerebbe al teletrasporto? E devo dire che questo ha permesso di farmi pensare tante di quelle cose che vorrei condividere qualcosa con voi. Diciamo che c'è una tecnologia che ci permette di teletrasportare degli esseri viventi, ma è una tecnologia come nella Mosca, non mi ricordo come l'ha intitolato, la Mosca è il remake di un film, mi pare l'esperimento del Dottor K, vi lascerò il riferimento sul doobly-doo. Nel film La Mosca, nel romanzo La Mosca, ci sono due specie di stazioni, una stazione trasmittente e una stazione ricevente, che servono per realizzare il teletrasporto. Mentre, per esempio, su Star Trek, nella saga di Star Trek, c'è una postazione per il teletrasporto, ma dall'altra parte non c'è bisogno di una postazione vera e propria. Ci possono essere dei portali, mettiamo l'esempio di Stargate, no? Ci può essere la possibilità di avere una stazione di energia che permette di teletrasportare da un punto A a un punto B senza bisogno di avere la stazione trasmittente che sia necessariamente il punto A o il punto B. Sicuramente questo porrebbe una serie di dubbi e una serie di possibilità nell'ultimo caso, cioè nel caso in cui il teletrasporto non richiedesse l'utilizzo di una stazione trasmittente in uno dei due punti. Questo che cosa significa? Che sarebbe possibile andare da un punto A qualsiasi del pianeta a un punto B qualsiasi del pianeta, di fuori dal pianeta, dove vogliamo, però se non ci fosse la stazione trasmittente in una delle due parti, uno materialmente dovrebbe fare scalo alla stazione trasmittente. Mentre se ci fosse la possibilità di non avere l'utilizzo della stazione trasmittente, questo permetterebbe innanzitutto certamente dei trasporti tra virgolette più brevi, senza lo scalo, quindi non so, potrei andare da qui a Roma in un attimo. Ovviamente viene anche un dubbio: la velocità del teletrasporto. Il teletrasporto è una cosa che funziona con una velocità istantanea, oppure che in qualche modo dovrebbe essere legato alle leggi della fisica? Per esempio, funzionasse con il principio di propagazione delle onde radio, si muovono alla velocità della luce, 300.000 km al secondo, quindi questo significherebbe che se dovessi venire teletrasportato da un punto A a un punto B, ad esempio sul pianeta Terra, questa sarebbe veramente una procedura virtualmente istantanea. Mentre se dovessi venire teletrasportato su di un altro pianeta che si trova magari a 2 anni luce di distanza, questo significherebbe che ci vorrebbero 2 anni per completare la procedura di teletrasporto dalla partenza all'arrivo. Comunque 2 anni di procedura di teletrasporto. Che cosa succede se qualcosa va storto in questi 2 anni?
se la stazione trasmittente si guassa, per andare, non lo so, dalla Terra alla Luna, anche senza voler andare così chissà quanto lontani, per andare con una nave spaziale dalla Terra alla Luna, dobbiamo calcolare non solo l'orbita di uscita, l'orbita di ingresso, eccetera, ma dobbiamo anche calcolare che per fare il viaggio dalla Terra alla Luna ci vorrà un tempo X, e che questo viaggio non è dritto, perché nel frattempo il pianeta ruota su se stesso, nel frattempo la Luna sta orbitando intorno alla Terra, quindi la sua posizione cambia, quindi non è che possiamo dire «Dobbiamo andare verso la Luna, dov'è la Luna? Là, ok, partiamo dritti verso di là!» E no, perché il tempo che arriviamo lì non c'è più nulla, perché la Luna si sarà spostata. E quindi lo stesso discorso vale per il teletrasporto. Se il teletrasporto si muove alla velocità della luce, quindi se voglio raggiungere un pianeta che si trova appunto a 2 anni luce di distanza, e basta indicare le coordinate finali del pianeta, dove si trova in questo momento, e ci saranno le correzioni, o bisogna considerare fra 2 anni dove si troverà quel pianeta, altrimenti fra 2 anni il teletrasporto mi materializzerà in mezzo allo spazio più oscuro. Alcuni anni fa avevo pensato alla trama di un piccolo racconto di fantascienza. Praticamente, considerando quello che è, soprattutto in questo periodo storico, in questo periodo culturale, il dubbio che serpeggia tra le persone nell'ambito delle nuove tecnologie, il «ma questa cosa è sicura, ma questa cosa potrebbe far male», quindi avevo pensato a una situazione nella quale esiste la tecnologia del teletrasporto, questa tecnologia non viene utilizzata giornalmente, però il problema è che viene utilizzato il teletrasporto sulle persone solo nei casi di emergenza. Cosa vuol dire nei casi di emergenza? È una cosa che apre magari un ragionamento molto interessante. C'è un terremoto, crolla un palazzo e ci sono delle persone intrappolate sotto le macerie. Anziché andare lì a scavare per estrarre le persone, c'è questa organizzazione, un po' come, non so, l'International Rescue dei Thunderbirds, che tramite una specifica tecnologia riesce a identificare la posizione delle persone sotto le macerie e riesce a teletrasportare queste persone da dove si trovano sotto le macerie a opportuni letti d'ospedale, in cui possono ricevere le prime cure se hanno delle ferite specifiche. Però questo è l'unico modo in cui è possibile applicare il teletrasporto, perché il teletrasporto funzionerebbe con le persone in tutti gli altri modi, ma è sempre visto di cattivo occhio da quello che alla fine non è un futuro distopico, ma fondamentalmente quello che è la popolazione, le persone che non si sentono sicure, dicono «ma questa cosa potrebbe danneggiare l'uomo, ma venire nuclearizzato e ricostruito è un po' come morire e rinascere, è sempre la stessa persona», quindi ci sono questi dubbi, tutte considerazioni, no? Che uno dice «vabbè, l'argomento teletrasporto, eh sì, è energia, e mi portano via», e non è detto che sia così. E voi che cosa ne pensate? Sicuramente in un futuro più o meno prossimo magari esisterà una struttura che funziona con il principio tipo quello del teletrasporto, oppure funzionerà proprio il teletrasporto. Ma secondo voi quali potrebbero essere le implicazioni nell'utilizzare il teletrasporto per la spedizione o la movimentazione delle merci, ma soprattutto per la movimentazione delle persone, per la movimentazione degli esseri umani o degli animali vivi? Pensate che potrebbe essere realistica, non so, magari l'idea alla base del racconto La Mosca, in cui un insetto si miscela al DNA della persona che deve essere teletrasportata e si crea un ibrido mostruoso, oppure che ci possano essere dei problemi legati in qualche modo al fatto che magari la ricombinazione dell'essere umano a seguito del teletrasporto non possa essere precisa al 100%, ci possono essere dei problemi, che questo a lungo andare possa avere delle conseguenze sulla vita, ci può essere appunto anche il discorso che il teletrasportare una persona è un po' come uccidere e nuclearizzare quella persona e ricostruirne un clone, quindi non si può dire che chi è arrivata è la stessa persona che è partita. Oppure tutto questo discorso potrebbe essere eccessivo, invece nel momento in cui dovesse arrivare il teletrasporto potrebbe essere una tecnologia eccellente, funzionale e senza grosse implicazioni, per così dire, sociologiche. Parliamone, abbiamo spazio nei commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR.
Bene ragazzi, io ho concluso, come sempre innanzitutto vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto, è gratuito, vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, e soprattutto dovreste poter ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici, potete condividerlo usando i bottoni di condivisione che trovate su YouTube, inoltre su dispositivo mobile potete condividerlo con i vostri amici anche su WhatsApp o Telegram. Vi ricordo, a proposito di Telegram, di iscrivervi al mio canale Telegram, trovate il link sul doobly-doo, sull'annotazione e sulla scheda, e in questo modo sarete sicuri di ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!